Ciao a tutti e bentornati su Cigetech. Io sono Simone. È arrivato l'aggiornamento di ottobre 2024 per il Samsung Galaxy S24 Ultra. L'aggiornamento pesa 460 MB e nella sua descrizione include perfezionamento della stabilità e delle prestazioni del sistema, eliminazione di bug, implementazione degli ultimi aggiornamenti di sicurezza. Lo scaricamento del pacchetto aggiornamento ha impiegato circa 10 secondi, mentre l'installazione qualche minuto. Iniziamo come al solito dalle patch di sicurezza. Sono state corrette ben 30 vulnerabilità di Android, di cui 2 di livello critico, mentre sono 12 le patch di sicurezza corrette per i dispositivi Samsung Galaxy. Tra queste c'è persino una vulnerabilità che interessa gli Exynos, ma che non c'entra con la serie S24 e con gli Exynos 2400. Ora, come sempre, ve le faccio passare a video. E se hai bisogno di leggere o vederle chiaramente, metti pure in pausa. Per la serie Samsung Galaxy S23 c'era stato un problema sulla fotocamera, tanto che uscivano delle foto rovinate, e Samsung è corsa ai ripari già con l'aggiornamento di settembre, risolvendo il problema già il mese passato. Le patch di sicurezza sono state ricevute anche dal Galaxy Z Fold 6 e pesano 438 MB, Galaxy Z Fold 5 con 426 MB, Galaxy Z Flip 6 di 429 MB e Galaxy Z Flip 5 di 400 MB. E il change di tutti questi è la fotocopia di quello del Samsung Galaxy S24 Ultra. Per il Samsung Galaxy S23 Ultra, qualcuno mi ha segnalato di aver ricevuto un aggiornamento pochi giorni fa, ma sempre con le patch di sicurezza di settembre. Samsung Galaxy A33 5G ha ricevuto le patch di sicurezza di settembre, corrette 44 vulnerabilità Android, di cui una a rischio critico, e 23 del sistema Samsung, senza nessuna a rischio critico. Aggiornamento pure per il Samsung Galaxy A13, con le patch di ottobre 2024, ma solo per il modello 4G, ma che tra poco arriveranno anche sul modello 5G. Samsung Galaxy S24 FE riceve l'aggiornamento con le patch di ottobre 2024 e il miglioramento per le prestazioni. Corrette 30 vulnerabilità Android, di cui 2 critiche, e le restanti ad alto rischio. Corrette anche 12 vulnerabilità Samsung, di cui una che affliggeva i dispositivi e gli smartwatch, con SOC Exynos 9820, 9825, 980, 990, 850 e W920. Samsung A16 5G riceverà 6 anni di aggiornamenti, e cioè fino all'anno 2030, pur essendo uno smartphone economico. Parliamo di uno smartphone che costa 249 euro. SOC Exynos 1330, Android 14, resistenza d'acqua e polvere IP54, display AMOLED 6,7 pollici, in Full HD Plus a 90 Hz, 4 GB di RAM e 128 GB di spazio archiviazione, con possibilità di espansione fino a 1,5 Tera con scheda micro SD, oppure 2 SIM ma senza espansione. Batteria 5000 mAh con carica cablata 25 W. Camera principale da 50 megapixel, grandangolare da 5 megapixel e macro da 2 megapixel, frontale da 13 megapixel. Per ora è presente nel listino Samsung Francia, al prezzo, come detto, di 249 euro. Tornando al nostro Samsung Galaxy S24 Ultra, oltre alle patch di sicurezza, ho notato una migliore reattività persino in ambiti solitamente non pertinenti. E mi sembra anche di aver notato un consumo della batteria più parsimonioso, che è ripreso a scendere proprio come faceva dopo l'aggiornamento di settembre 2024. Ho notato persino il canale YouTube Phone Buff negli ultimi 2 video, che testano la velocità del Samsung messo a confronto con l'iPhone e nel secondo invece la durata della batteria. Il Samsung e l'iPhone sono testa a testa, con un'ora in più di funzionamento da parte dell'iPhone, parlando su 27 ore di utilizzo, che a conti fatti stiamo parlando di circa il 3% in più di durata, confermando le mie ultime affermazioni del miglioramento di velocità e della durata della batteria. Invece per la fotocamera, dopo l'aggiornamento del mese scorso che ha
migliorato qui e là un po' tutto, se ora fate dei test con poca luce, facendo le foto in automatico e subito dopo la stessa foto con la funzione notte, il Samsung ha avuto sempre molto rumore nelle foto di notte, mentre adesso sembra che stia migliorando anche in quel campo. Oltre a questo non ho notato nient'altro nei sensori fotografici, anche se facendo un piccolo test della solita foto alla luna, anche lì mi sembra che il risultato un pochino sia migliorato. Per la One UI 7 purtroppo ho solo cattive notizie. Uscirà a gennaio probabilmente con la presentazione di Samsung S25 Ultra, che, spoiler, avrà la One UI 7.1, molto probabilmente. Mentre la One UI 7 in beta potrebbe uscire tra ottobre e dicembre, e forse addirittura saltare ottobre, visto che siamo già a metà. E continuando a parlare dell'S25 Ultra, ci sono informazioni che dicono che sarà più potente dell'S24 Ultra. Avrà più RAM, come abbiamo già visto, anche se ci sono voci che parlano di un salto generazionale più grande per quanto riguarda l'S26 Ultra, con Snapdragon 8 generazione 5, con 2 P-Core e 6 E-Core, identica architettura della generazione 4, con 2 P-Core da 4,32 GB e 4 E-Core da 3,52 GB, mentre i P-Core della generazione 5 arriveranno a 5 GB e gli E-Core a 4 GB. I SoC verranno prodotti sia da TSMC con N3P a 3 nanometri, sia da Samsung Foundries con SF2 a 2 nanometri. Naturalmente ci sono nuove foto della serie S25 Ultra. Ci sono pure informazioni in rete che stanno girando della possibile eliminazione del Samsung S26. Modello base della serie. Tutto questo probabilmente arriva dalle vendite inferiori rispetto ai fratelli maggiori e probabilmente Samsung non vuol più sostenere questo costo che non gli rientra con le vendite. Ma naturalmente fino al 2026 c'è ancora molto tempo, quindi vedremo in futuro se sarà confermata la notizia oppure smentita. Vorrei trattare con voi un ultimo punto fondamentale che mi sembra doveroso snocciolare. Il recente ritardo della One UI 7 mi ha fatto sorgere un dubbio. Ora il Samsung Galaxy S24 Ultra ha ricevuto 2 aggiornamenti minor nel corso del 2024, ma ancora nessuno major update, cioè nuove versioni di Android. Le politiche di Samsung sulla serie S23 per quanto riguarda gli aggiornamenti erano di 5 anni e per la serie S24 di 7 anni. E questo fa sorgere un dubbio sulla sostenibilità di queste politiche, visto già il ritardo per il primo anno con Android 15 che non arriva e di sicuro con i prossimi in ritardo già per questo Android 15 e possibili ritardi tardi per problemi vari che si concateneranno fra di loro. Ricordiamoci che la serie S24 nei primi 12 mesi di vita ancora non ha ricevuto nessun aggiornamento Android in versione. Inoltre, con le nuove generazioni di smartphone in arrivo, cioè la serie S25, S26 e via dicendo, gli aggiornamenti tarderanno ulteriormente, visto che i primi a riceverli sono i top di gamma appena usciti. Con tutta probabilità, se l'uscita degli S25 a metà gennaio impegneranno molto Samsung, si potrebbe avere un ulteriore slittamento della One UI 7 per la serie S24, che per riprendersi dal ritardo dovrà necessariamente ricevere Android 16 nell'anno 2025, con 2 aggiornamenti Android della versione nello stesso anno, oppure estendere gli anni di aggiornamenti ad 8 per la serie S24 per ovviare a questi ritardi. Oppure, ultima brutta situazione che potrebbe verificarsi, Samsung potrebbe tenere i 7 anni di aggiornamenti promessi senza fare nulla, che termineranno nella data corretta con un aggiornamento di versione Android in meno. E visto che dalle informazioni che ho io Android 16 è a buon punto con i lavori in programmazione, forse la possibilità di ricevere 2 versioni di Android nello stesso anno non è così remota e sarà la più probabile. Detto tutto questo, voglio sapere voi cosa ne pensate scrivendolo qui sotto nei commenti. Ti invito naturalmente a iscriverti gratuitamente, lascia un bel like e attiva la campanella delle notifiche. Condividi il video con tutti i tuoi amici e noi ci vediamo prestissimo. Ciao!